Esattamente, buongiorno da Piazza Unione a Pescara, siamo di fronte alla sede del Consiglio regionale. Ringrazio, l'hai fatto già tu, lo faccio anch'io, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa, il capogruppo del Partito Democratico, sempre in Consiglio regionale Silvio Paolucci. Partiamo dal consigliere Testa. Allora, ci sono tante polemiche dopo l'ordinanza emanata nella serata di ieri dal Presidente della Regione Marsilio. Da oggi l'Abruzzo, come ascoltavamo anche dal servizio di Giuseppe Dintino, è zona arancione. C'è stata questa prova di forza, così è stata definita da molti, Testa, del Presidente della Regione, anche nei confronti soprattutto del Governo. Buon pomeriggio a tutti, io non parlerei né prova di forza né atto di scortesia istituzionale nei confronti del Governo. Io dico che la Regione Abruzzo, con a capo il suo presidente Marco Marsilio, con grande senso di responsabilità ha avuto la forza e l'autorevolezza di chiedere la zona rossa prima ancora che la chiedesse il governo, perché c'erano dei dati sanitari che facevano presagire il peggio. A distanza di qualche giorno i dati migliorano, i dati si consolidano in positivo e quindi il presidente Marco Marsilio, sentito il comitato tecnico scientifico, avendo sentito anche i quattro prefetti e avendo comunicato questa scelta al ministro Speranza, ha deciso di anticipare di un paio di giorni la riapertura. Io penso che oggi stare a disquisire se questa riapertura è una cosa saggia o meno non fa bene a nessuno. Io ritengo che in questo momento storico bisogna contemperare le esigenze sanitarie con le esigenze finanziarie e riaprire sotto il ponte dell'Immacolata, ridare slancio e ottimismo a una categoria vessata oltremodo, e parlo specialmente quello del commercio, sia stato secondo me un atto di buonsenso. Io chiederei al consigliere, grazie per il momento Testa, chiederei al consigliere capogruppo Paolucci di avvicinarsi al microfono. L'opinione della minoranza in consiglio regionale è un'opinione diversa, sta di fatto che da oggi, Paolucci, i negozi hanno riaperto nella nostra regione, un po' quello che chiedevano comunque i commercianti, gli esercenti, però c'è questa differenza di vedute, direi sostanziale, tra la regione ed il governo. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa, sarebbe arrivata alla Regione Abruzzo una lettera da parte del governo, una lettera di diffida. Lei ha notizie di tutto questo? Non ho notizie in particolare rispetto a questo tipo di provvedimento e sinceramente ritengo che il confronto governo regionale e nazionale sia davvero stucchevole in questa fase. Voglio ricordare che delle regioni italiane ben 15 sono governate dal centrodestra, quindi non c'è nessun tipo di accanimento politico, perché le altre 14 governate dal centrodestra non sono in zona rossa come la regione Abruzzo. La verità è che Marsiglia ha trasformato la sua presidenza e la nostra regione, incastrandola, in una sorta di pecora nera del paese. Questa è la verità, gettando nella confusione in queste ore decine di commercianti che non solo vogliono riaprire, ma attendono le tante promesse di un anno intero, nel quale appunto erano state annunciate sin dall'aprile del 2020 con il Cura Abruzzo 1 e 2 ben 147 milioni di euro di trasferimenti, e nulla è arrivato esattamente come denunciammo. E ha giocato in queste quattro settimane con i colori, ma neanche fosse il twister, quel famoso gioco nel quale appunto si mettevano le mani nei vari colori, incastrando questa regione e perdendo qualsiasi battaglia di comunicazione, gettando nello sconforto, nella disillusione e alimentando tanta rabbia nella popolazione, perché è stata gestita male l'emergenza e siamo finiti sulla cronaca nazionale per quella. Ha gestito male la ripresa economica, perché appunto una ripresa non c'è stata in assenza dei trasferimenti, e ha anche aperto uno scontro istituzionale, unico presidente del centrodestra in tutta Italia. Davvero più pecora nera di così non si potrebbe. Io chiederei nuovamente al consigliere Testa di riavvicinarsi al microfono. Il motivo di tutto questo, Testa, ovviamente sta nel fatto che, nonostante siano calati anche sensibilmente i contagi negli ultimi giorni nella nostra regione, resta una pressione piuttosto forte sulle strutture sanitarie, sugli ospedali, per quanto riguarda sia i reparti Covid sia le terapie intensive. Secondo lei perché continua ad esserci una pressione così forte sui nostri
nostri ospedali. C'è stato un problema con la medicina di base, con la medicina territoriale, c'è stato un problema con le USCA, c'è una mancanza cronica di posti letto che si è acuita negli ultimi mesi. Secondo lei perché in Abruzzo, a differenza anche di altre regioni, c'è una così ancora oggi forte pressione sugli ospedali? Ma io non la vedo esattamente come lei. Io penso che il mondo, non l'Abruzzo, l'Italia, il mondo intero si è trovato impreparato rispetto a una pandemia di dimensioni mondiali. E se l'Italia, in questo caso l'Abruzzo, ha retto meglio di altre regioni e anche di altre città sicuramente più titolate europee, basta pensare a quello che è accaduto a Parigi, che è accaduto in Austria, cosa è accaduto a Londra, io ritengo che la situazione forse poteva essere fronteggiata meglio, come qualsiasi altra attività pandemica, ma penso che avere un ospedale Covid nella città di Pescara, aver rafforzato il personale in tutte e quattro le ASL, avendo in qualche maniera fronteggiato questa situazione pesante e essendo partiti con uno screening così come ha fatto solo la Valle d'Aosta, sia positivo. Io nel frattempo però non posso non rispondere al collega, allo stimato collega Paolucci. Mi sembra che forse nemmeno lui creda a quello che ha detto, perché pensare che l'Abruzzo, ad esempio, sul contributo a fondo perduto ha stanziato 50 milioni di euro e siamo sicuramente ancora un po' in ritardo perché sono arrivate oltre 50.000 domande. Basti pensare che la Lombardia ne ha stanziati 56, che ha una forza, una dimensione sicuramente maggiore. Penso che la dica lunga. Così come dico che l'Abruzzo ha stanziato oltre 100 milioni di euro, di gran lunga oltre 100 milioni di euro, che un po' alla volta stanno arrivando, così come sono arrivati subito 12 milioni per le famiglie in stato di difficoltà. Voglio chiudere dicendo che comunque oggi è una giornata importante per l'Abruzzo, perché si è ridata finalmente una risposta al comparto del commercio, e dividerci se è da riaprire o meno, penso che lo diranno i commercianti e tutti coloro che andranno in maniera ordinata a fare acquisti in questi giorni. Paolo. Paolucci, allora, tornando... Sì, Alfredo. No, sì. Volevo un attimo fare una domanda prima di riascoltare Silvio Paolucci e chiedere una cosa al capogruppo Guerino Testa, perché certamente... Marsilio, immaginiamo, lo sapesse, ma un po' tutta la maggioranza, che questa decisione di anticipare avrebbe comunque non trovato il governo d'accordo. La mia domanda è se non ritenete di aver creato della confusione con questa ordinanza, creando questo contrasto con il governo, o se sbaglio io e pensavate che il governo potesse appoggiare la vostra iniziativa. Ho ascoltato, posso rispondere? Certo, certo. Ma dunque, io voglio ricordare che il presidente Marsilio ha avuto in questi mesi un atteggiamento sempre di grande rispetto e di grande responsabilità nei confronti del governo. Anzi, forse sono stati altri presidenti che hanno fatto caciara, penso al presidente della Toscana o al presidente della Campania. L'Abruzzo ha avuto sempre un atteggiamento di grandissima responsabilità e collaborazione. È stata presa questa decisione che non ha nessuna matrice politica o partitica, ma solo una matrice del buon senso, in quanto i dati sanitari positivi, come ho detto prima, sono arrivati, si sono consolidati e quindi si è deciso, in accordo con il comitato tecnico scientifico, in accordo con i prefetti, avendo anche anticipato al governo di prendere questa decisione, penso che non c'è stata nessuna mancanza di sbugiardare o di fare un braccio di ferro con il governo nella maniera più assoluta. Grazie consigliere Testa. Allora Paolucci, tornando alla domanda precedente, chiedo anche a lei quali sono i motivi secondo voi di questa pressione che resta molto forte sulle strutture sanitarie della nostra regione, sugli ospedali, in particolare non tanto dell'area metropolitana Pescara-Chieti quanto della zona dell'Aquilano e del Teramano. Lo chiedo a lei che fino a poco più di un anno fa è stato anche assessore regionale con la precedente giunta. Allora, io credo che l'errore del governo regionale nella gestione della pandemia sia stato sostanzialmente uno. L'unico investimento, l'unica cosa che si capisce e si è capita è stato il presidio ospedaliero a Pescara.
Altri interventi noi non ne abbiamo avuti. Alla richiesta specifica, solo per questi sei mesi e solo per trattare la questione Covid, il governo ha trasferito 108 milioni di euro. Cosa ne avete fatto? Non c'è risposta a questa domanda. Prima a Piazza Salotto c'erano tanti specializzandi che protestavano nel rispetto delle regole e delle distanze perché non trovano uno sbocco professionale quando ne avremmo decisamente bisogno, e soltanto per questo hanno avuto 30 milioni di euro. Come e dove li stanno utilizzando? A questo non c'è risposta. Così come quando Marsiglio decise, senza avere gli indicatori in tal senso, di promuovere per la nostra regione la zona rossa e le restrizioni conseguenti, lui ha fatto una scommessa azzardata e gli è andata molto male, perché dichiarava lui e non io, specialmente a Rai 1, Rai 2 e Rai 3, perché utilizza troppo spesso l'Abruzzo per fare altro tipo di polemiche e dibattito nazionale per nome e per conto del partito e della Meloni, che lui ovviamente rappresenta. Ecco, in quella fase disse, più volte disse, tra poco tutta l'Italia sarà in zona rossa, rimanendo incastrato soltanto l'Abruzzo. Ecco perché noi contestiamo fortemente, soprattutto negli ultimi mesi, la sua gestione dell'emergenza, sia per gli aspetti sanitari che economici, e gli diciamo: fai il presidente dell'Abruzzo e degli abruzzesi, smettila di occuparti di politica nazionale, lascialo al tuo partito, tu oggi sei il presidente di un'intera comunità regionale e quella dovresti rappresentare.